E Radio Radicale, siamo con la senatrice Erika Rivolta della Lega per parlare della legge di bilancio. Allora, ieri sera avete cominciato, cioè stamattina avete cominciato a lavorare all'1:30, avete concluso l'esame degli ordini del giorno e fatto il voto finale sulla legge di bilancio. Allora, com'è andata? Perché così tante difficoltà ieri sera? Che ci sono stati, mi sembra, tre o quattro rinvii, dovevate cominciare alle 6, poi in realtà è slittato tutto di 5 ore. Ma erano gli atti finali ed evidentemente il maxi emendamento doveva avere tutto in ordine, doveva essere bollinato. Abbiamo come commissione dovuto recepire delle condizioni che erano state poste e valutare le osservazioni, quindi sia È un po' stanca, lo so, ha lavorato fino alle 5 di questa No, mattina. esatto. Ovviamente abbiamo accolto le osservazioni ai sensi dell'articolo 81, perché non ci sarebbe stata la giusta copertura, e abbiamo accolto alcune osservazioni soltanto. Quindi l'analisi di questo passaggio è stata effettivamente un po' lunga perché andava visto osservazione per osservazione, condizione per condizione. E ovviamente poi la scrittura dei pareri, che non poteva essere certo frettolosa, ha fatto il resto, quindi erano anche tempi tecnici, insomma. Senta, avrà visto la dichiarazione di voto di Renzi che ha detto che non si fa così, che non ci si arriva a questo punto. Oggi è il 24 dicembre, insomma, lei che cosa ha potuto fare rispetto al compito che ha svolto gli anni precedenti sulla legge di bilancio? Ma la cosa assurda è stata, ma l'abbiamo detto al governo, è stata portare avanti in parallelo due provvedimenti importanti, come la legge di bilancio al Senato e il PNRR alla Camera. Ovviamente questo ha ingolfato la ragioneria e il MEF, e quindi l'approfondimento sugli emendamenti alla legge di bilancio sono poi avvenuti in tempi ristrettissimi. E quindi purtroppo, proprio visti i tempi, tantissime proposte emendative che erano comunque di qualità migliorative non sono state poi lavorate. Questo è sicuramente un vulnus per la democrazia e per la capacità parlamentare di dare un apporto positivo. Voi siete riusciti a modificare qualcosa? No, certo, abbiamo fatto delle buone cose, delle quali siamo contenti. Dalle forze di polizia, che mi sembra una cosa prioritaria, il discorso dell'IRAP, e davvero tante cose, ma in tutti i campi, insomma, Certo. sempre rispetto al tempo dato e alla capacità. Però dispiace perché avremmo potuto fare noi, come anche tutte le altre forze politiche, avremmo potuto fare molto di più. Certo. Senta, le auguro buon Natale, ringrazio la senatrice Erika Rivolta della Lega, con la quale abbiamo parlato del voto sulla legge di bilancio. La ringrazio. Grazie, buona festa a tutti, finalmente, buon riposo.